felici dell'avventura. Le ferite d'amore non durano che soltanto una sera. Non ci sono pensieri, il tempo che va non sai ferma come l'amore. A 20 anni si è il re di tutto il mondo e negli occhi si ha soltanto cieli blu, tutti per te. È l'età dell'amore, l'età degli amici e dell'avventura. È il tempo d'amore che non scorderai per tutta la vita, perché il tempo d'amore ti sa portare in fondo al cuore la felicità. Scusi, mi passerebbe un bel giornale? È un bel giorno. Questo? Penso che mi interessa dei motori, quello. Non va bene? Beh, siamo da un meccanico, che cosa voleva trovare? Se se ne ha per molto qualcosa da leggere, bisognerebbe farlo trovare. Ma non credo che molta gente finisca qui. Io ho dovuto deviare dalla statale. Del paese lei? No, viaggio da ore. E comunque qui non mi sarei voluto nemmeno fermare. Ho una particolare fretta. Beh, se non si fosse fermato non mi avrebbe conosciuta. Non me la sarei mai perdonato. Fatico a crederlo. Ma questa è un'officina di Rovellini. E nemmeno della razza veloce, poi. C'è solo un ragazzo, se ho capito bene. E che cosa dovevo aspettare? Avrò dovuto sentire il servizio clienti prima. Non pensi sempre alla sua auto? E a che devo pensare, scusa? Non mi apprezzo. Ma lei è sempre così sfrontata con gli uomini. Esagero. Dovrebbe stare attenta, perché fuori c'è gente con poca testa. E le occasioni. Non è di qui, vero? Si capisce dall'accento? No. Provincia di Ancona? A orecchio. Ci sono cresciuto. Ero campione della squadra universitaria. Poi un brutto infortunio e non ho potuto continuare. Per fortuna ci so fare con questo. È molto giovane. Non per questo. Mio padre aveva l'officina, è lui che mi ha insegnato tutto. I corsi specialistici li dovrei fare fuori regione. Mi sta dicendo che la mia macchina è in mano un imbecille? Mi pare di aver capito che prima di lunedì le nostre macchine non saranno pronte, vero? Direi di prendere un albergo e divertirci. Non mi guardi così. So che è quello che volevo che dicessi. Ma vi siete guardati intorno? Non troveranno auto in affitto. Io qui ho quasi finito, con la loro macchina non posso farci mica tanto. Potrei accompagnarli io. Non vorrei si perdessero tra le sterpaglie. E quindi lì ci abita la Marina. E suo marito fa il macellaio, in pratica macella gli animali da non so quante generazioni. Sta lì, ammazza sempre i soliti maiali, sempre la solita famiglia di maiali. Laggiù invece, lì c'è una scuola, ogni tanto passano dei bambini, sì, insomma, imparano un sacco di cose, gli insegnanti fanno questo e quest'altro. Mentre, cosa dire, io abito un po' più in là, c'è la strada, i semafori, così, cose così. Soprattutto è importante sapere che la stazione di polizia sta vicino alla scuola, così è un posto molto sicuro, un posto importante, perché i bambini devono stare al sicuro e questo è quanto. Mi spiace se fumo? Fai pure. Le donne che fumano per me sono... Hai capito? Quindi che fai per vivere? Vivo. Non ti pare abbastanza? Qualcosa per pagare il conto dovrei pur farlo, no? Senti, non volevi parlare di queste cose, chiaro? Non essere così scontroso e arrogante, sennò... Che intendi dire? Dovremmo fare gruppo io e te. Io e te? Ma sei un bambino. Sono convinto che non sapresti nemmeno che farci con una donna come quella. Dannazione, ma sì, potresti essere suo figlio. Non è meglio? Lasciami campo. Dovrebbe avere più o meno la mia età. Non conta questo? Cosa credi? Che faremo meglio ad essere soltanto io e lei. Io e lei e basta.
Tu hai paura che lei voglia passare la notte con me? Io non ho nessuna paura, ma voi giovani fumate troppo. Vi fa male alla salute. Io ho tutta la vita davanti. Te l'ho detto per confidenza che sono in lista per un trapianto e che devo sbrigarmi. Aspetta. Ma aspetta cosa? Le cose mie sono cose mie, chiaro? Adesso prendi le chiavi e metti in moto questa. Non vuoi spassartela più? No, mi basta così. Mi hai fatto passare la voglia con tutte queste sofferenze. Ho quasi finito. Ehi, ti devo parlare. Senti, ho qui 200 euro. Non sono molti. Basteranno per il lavoro. Ma non è per il lavoro. Mi daresti la tua macchina? Cosa? Non hai capito, hai visto come mi guardava? Ti pago, è tutto quello che ho. Non le presterò la mia macchina, scherza. Lei si fiderebbe al posto mio. Non mi piace come mi ha trattato prima. Io le sto facendo una cortesia e lei mi tratta come fossi un bambino. E tu hai fatto una forzatura con quella donna. Ti pare rispettoso? Per non parlare della battuta sui soldi. Continua. Senti, io voglio... Avresti potuto spassartela anche tu con 200 euro. Se vuoi te lo faccio capire con questo. Mi sta minacciando. Te le posso suonare? Vuoi terrorizzarmi? Avete finito di discutere? Magari con qualche drink potrei... Deve decidere o me o lui. Io non le faccio le gite in tre. Siete bloccati qui fino a lunedì. Si faccia andare giù nella compagnia. Io ho fame. E poi... La mia scelta l'ho già fatta. Dimmi un po', hai mai fatto qualcosa di cui lottarti? Per me sei uno che non sa vivere. Che intendi dire? Dai, lo sai, hai visto come mi guardava mentre sfogliavo la tua rivista? E le cose che ha detto? Ti guardava come una donna guarda un uomo, in un luogo dove ci sono solo una donna e un uomo. Né più né meno. Ma sì. Alla fine che ne sai? Non farti sogni. Ma non ci ha visto nessuno, io poi con questi posso farti tacere. Cosa? E lo faresti soltanto per una scopata? Stai a sentire. Io c'ho un male cattivo e non so quanti giorni mi rimangono. Alla fine quella è una donna bellissima. Io sono venuto qua dicendomi che dovevo godermi tutto e sarei capace anche di ammazzarti. Poi alla fine sei soltanto un bambino. Cosa? Io non ho mai detto che voglio... Senti, io poi la voglia la faccio venire quella donna. Quando mi ci metto sono tosto. Sei stato bravo a farmi cavolare. Adesso non vuoi scendere. Io? Cosa ho fatto? Non tutte le donne vogliono due uomini che sarebbero disposti a fare botte pur di... Le stanca. Senti, ragioniamo da uomini noi. E non c'è modo di convincerla. Cosa vuoi fare? Andiamo. È molto lontana la città? Un quarto d'ora d'auto. Siete fortunati che le vostre macchine si sono fermate nei pressi. Perché? Si fermano anche più lontano? Altro che. Poi mi tocca andarla a prendere, collegarla all'auto. Una bella fatica. È il suo lavoro. Cosa? Niente, che non sopporto quelli che si lamentano dal lavoro che fanno. Non vedo l'ora di sdraiarmi e farmi una doccia. Se quella stronza non mi avesse sbattuto la porta in faccia come ha fatto. Ma c'è soltanto questa fitta cava in zona? Non siamo nella provincia qui. Ci sono altri mezzi per raggiungere un'altra città. Preferirei qualcosa di più... Abbiamo lenzuola pulite e bagno in camera. Ok, come non detto. Comunque prima... Sì, ho capito. Chiara, fa parte del ruolo. Tu sei giovane, non ti manca nulla, è tutta la vita davanti. E questo è un paese dove non succede mai nulla. E ora ti trovi con una donna come quella e pensi di perderci la virginità. Io non sono... Lasciami finire. Il tuo avversario è un trentenne a cui è partito il countdown, che può fare la voce grossa. Può alzare le mani, ma non niente di più. Sei un fottuto fortunato. Le cose che ho detto prima... Chiara, tranquilla, non ce l'ho con te. Se dovessi... La mia macchina ti è dopo che l'avrei riparata. Adesso andiamo dentro, dai, che fuori fa freddo. Allora, vi siete messi d'accordo? Non andremo mai d'accordo. Come l'acqua col fuoco, il buono col cattivo. Qui non ci sono né buoni né cattivi.
Ma davvero pensavi che mi piacessero quelle molto più grandi di te? Adesso dormiamo. Domani dobbiamo andare in officina e aspettarne un altro. Ma ci credi? Un altro poi questo moriva da solo.